Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis per parlare oggi della Hell House X3. Nuovo stage aggiunto per l'appunto questa mattina con un setup che effettivamente parlando è un po' più performante rispetto a quello con cui ho completato l'evento. Quindi sono sicuro che se con il mio vecchio setup, che era decisamente più debole, ci sono riuscito, questo setup che vi consiglio adesso è sicuramente migliore. Perché è sicuramente migliore? Perché ovviamente affrontando la Hell House e cercando di comporre il setup migliore, mi sono reso conto che effettivamente gli attacchi della Hell House sono considerati come attacchi fisici e non come attacchi magici, anche se sembrano magici, per cui le armi che si ottengono ovviamente da questo evento sono molto molto comode. Anche le armi che si ottengono da diciamo dall'evento di Natale sono molto comode, parlo ovviamente delle armi free to play, perché le armi free to play dell'evento di Natale aumentano attacco magico e difesa fisica, mentre invece le armi che otteniamo durante questo evento della Hell House aumentano HP e attacco magico. Quindi avere un'arma di Natale e un'arma dell'evento Hell House sui vostri DPS vi consentirà comunque di avere possibilità di manovra per quanto riguarderà il vostro healer, e quindi cercare magari bene o male di buildarlo similmente, perché incrementare la difesa fisica dei vostri DPS è comunque cosa buona e giusta, però al tempo stesso dovete avere un team performante completo, perché altrimenti non si riesce a completare questo stage. È uno stage un po' più impegnativo rispetto ovviamente alla X1 e alla X2, che in realtà sono stati molto più semplici, anche grazie ovviamente al mio Sephiroth, che questo evento riesce praticamente a gestirselo, non dico da solo ma quasi, perché comunque la Crash l'ho già provata ed effettivamente solo Sephiroth non riesce ad essere così incisivo, quindi devo pompare un pochettino tutti per cercare di riuscire a cavare il ragno dal buco, perché altrimenti non riesco. La Crash è strutturata come sempre in modo diverso, quindi ci vuole ovviamente un setup diverso. Per quanto riguarda invece la X numero 3, il setup che vi propongo oggi è questo. Un setup che sulla carta è comunque più che sufficiente, con un power di 197.000 in totale, quasi 198.000 possiamo anche dire, però ci sono dei piccoli accorgimenti che bisogna fare. Infatti Lucia nonostante tutto è buildata fisica, anche se io personalmente consiglierei più un team magico, perché il team magico potrebbe risultare più semplice da buildare in questo caso, però un DPS magico e un DPS fisico sono comunque la scelta più equilibrata. In questo caso Lucia è il mio DPS fisico, proprio perché possiedo una Bold Eagle, come potete notare, con 4 overboost, quindi era quasi un sacrilegio lasciarla in panchina, in modo che io possa accelerare i danni durante la fase ghiaccio tramite Sephiroth, e quindi possa portarmi leggermente più avanti, perché ovviamente ci sono diverse fasi che bisognerà affrontare e bisognerà gestire in combattimento, quindi se si riesce ad essere un po' più veloci durante la prima fase è sicuramente un vantaggio che vi porterete successivamente. Come vi dicevo prima, cercate di incrementare la difesa fisica e gli HP. In questo caso io ho quasi 6200 HP, però con 135 di difesa fisica. Quindi se non avete tutta questa difesa fisica, vi consiglierei all'incirca 6500-7000 HP. Sono numeri alti, ragazzi, me ne rendo conto, però qui si fa la differenza praticamente con la difesa fisica, quindi bisogna avere comunque un buon numero di difesa fisica, altrimenti si rischia di essere shottati dopo la seconda fase. Quindi diciamo nella fase finale si rischia di essere praticamente shottati. 2500 d'attacco, che comunque è un valore abbastanza discreto, valore discreto che ovviamente mi viene dato dalla mia Bold Eagle, che essendo a 4 overboost è veramente veramente buona. La Mad Minute utilizzata come arma secondaria per il boost HP e abilità fisica, perché ovviamente utilizziamo Fire Blow e Blizzard Blow come attacchi elementali delle doppie fasi.
e una materia ruin che mi serve solo ed esclusivamente per aumentare le stats. Il costume che vi consiglio di utilizzare è quello della Queen's Marker, della Marker Queen, quello che è praticamente il costume free to play che vi viene regalato durante la storia di First Soldier. È un costume molto buono, perché vi consente di incrementare il boost di attacco magico fisico e il boost di difesa fisica. Quindi avete già comunque un personaggio che, tra virgolette, gratuitamente riesce già a buffare la sua difesa fisica. Per quanto riguarda le sub weapon, sto utilizzando l'arma nuova di Barrett dell'evento Hell House per il boost HP e difesa fisica, che sono la combinazione perfetta in questo caso per la mia Lucia, la Killer Horn di Matt e la Enemy Launcher di Barrett per incrementare la potenza di abilità fisica e ovviamente l'attacco fisico e l'attacco magico. Infatti boost di attacco fisico sono quasi al massimo, boost ghiaccio sono a livello 3 che non è male, boost HP livello 3 che è molto buono, e boost di abilità fisica livello 3 e boost fisico 3, quindi tutto 3. Quindi abbiamo comunque delle buone delle buone statistiche per quanto riguarda tutte le stats che mi servono, quindi l'attacco, la difesa fisica, gli HP, e quindi riusciamo ad avere una Lucia direi molto più che discreta, se devo essere sincero. È una Lucia che è molto più che discreta. Situazione diversa invece per la mia Eris, che purtroppo non performa, soprattutto in healing. Ho dovuto necessariamente abbassare il suo rapporto di healing a 1300, che è veramente veramente basso, semplicemente perché dovevo pompare la difesa fisica. Non avendo modo di pompare la difesa fisica, ho dovuto ricorrere a dei sotterfugi un po' più particolari. Anche lei comunque possiede materia di Blizzara, Fyra e una materia Ruin per incrementare le stats. E ovviamente setup con Fairy Tail, Sun Umbrella, che rimane a mio avviso il setup migliore. Anche se qui la Sun Umbrella, se avete una buona Mithril Rod, potreste sostituire la Mithril Rod per fornire al vostro party un po' più di difesa, che sinceramente parlando non sarebbe una scelta così, così stupida, ecco, mettiamola così. Io in questo caso preferisco essere un po' più offensivo, avendo un Sephiroth molto aggressivo, quindi cerco di spingere tantissimo durante la prima fase per poi rallentare un po' il tiro durante la seconda fase, cosa che poi vi farò vedere ovviamente con la run commentata che vi farò vedere dopo. 7000 HP perché sono riuscito a pompare un po' di più gli HP, nonostante comunque i 130 di difesa fisica, che sono discreti, sono decisamente discreti, ma Eris mi serve necessariamente viva. Non posso permettermi errori e soprattutto non posso permettermi di far morire Eris, dato che sarà lei a curare e a gestire ovviamente le doppie fasi, quindi sia attacco che difesa, perché durante l'attacco ovviamente dà una mano con le magie, avendo comunque 1700 di attacco magico, mentre invece durante la difesa devo comunque curare e devo stare attento a curare, perché come healing notate che ho soltanto 1370 punti, che sono comunque molto 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 bassi. Per quanto riguarda ovviamente le sub weapon, sto utilizzando l'arma di Red, quella nuova dell'evento, che mi consente di avere un boost in HP e difesa fisica, anche se purtroppo ancora non l'ho portata su, ma nel momento in cui riuscirete a portarla comunque al 70 barra addirittura 80, avrete comunque un ulteriore boost in HP che sicuramente vi aiuterà. Ho dovuto utilizzare quest'arma perché mi serviva il boost di difesa fisica. Infatti sicuramente se avessi avuto l'arma di Red con più overboost e qualche livello in più, magari all'80, non avrei messo l'ultima arma, che è praticamente l'ascia estiva di Glenn, che mi va a compensare purtroppo gli HP che non riesco ovviamente ad ottenere. L'arma di Glenn in questo caso è inutile da un lato, perché avendo HP e difesa magica non ve ne fate un granché. Io la sto utilizzando solo per un ripiego degli HP necessariamente, però sicuramente la sostituirei nel momento in cui l'arma di Red potesse, o per meglio dire, se riuscite ad aspettare e volete avere comunque un team performante al 100%, aumentate l'arma di Red con tutti gli overboost gratuiti che potete farmare e poi successivamente portatela o al 70 o all'80 per avere lo sblocco del boost degli HP. Seconda arma, che è l'arma free to play di Sephiroth, che abbiamo ottenuto durante l'Iron Giant,
che è comunque molto molto valida insieme a quella di Barrett, perché aumentano attacco magico, fisico e difesa, quindi potrebbe essere l'altra arma da poter utilizzare come slot per i vostri personaggi. E poi, come detto prima, l'arma di Glenn, che mi serve solo da rimpiazzo per incrementare gli HP. Infatti, come potete vedere, il boost healing è bassissimo, il boost magico è basso, il boost HP è buono e il boost difesa è buono, che sono le uniche cose che effettivamente mi interessano da questo personaggio. A differenza di Sephiroth, che invece è il mio toro fondamentalmente da battaglia, con la Winged Edge praticamente full overboost 10, la Onibi con 3 overboost che mi consentono comunque di essere molto molto incisivo, preferisco utilizzare la Onibi perché la Hell House diminuirà di 2 tacche l'attacco magico al vostro personaggio con statistica attacco magico più alto. Quindi qualsiasi vostro personaggio abbia l'attacco magico più alto verrà debuffato. Quindi fate attenzione a questo particolare. Successivamente abbiamo materia, ovviamente Fyra e 2 materia Ruin che mi servono solo per le statistiche. Il vestito, ovviamente Frostblade Arcanum per incrementare la mia abilità ghiaccio. Sub-weapon, in questo caso, come potete notare, abbiamo l'arma di Cloud di Natale che mi permette di ottenere boost magico e difesa. Molto molto buono per quanto riguarda Sephiroth. L'arma di Matt, che in questo caso era l'Absolute Royal, che mi permette di avere boost magico e boost ghiaccio, che sono fondamentali, e poi la Shinra Blade per avere, questa era la Shinra giusto? No, la Mithril Type Zero Katana, per avere boost HP e boost di abilità magica, che ovviamente è sempre cosa buona e giusta. Infatti boost magico praticamente maxato, boost ghiaccio di livello 5, quindi molto 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 alto, boost HP di livello 3, che penso sia il minimo sindacabile, boost ability di livello 2, boost magic ability di livello 2, l'arcanum e poi boost difesa di 2 punti che sinceramente potrei sostituire tranquillamente con la Shinra Blade sostituita, che è vero perderei comunque il boost di magic ability, però guadagnerei HP e boost di difesa fisica che sono decisamente meglio. Questa è una scelta che ovviamente dovete fare voi. Io in questo caso forse posso farlo, perché credo di avere, esatto, l'arma di Barrett libera, che dovrebbe effettivamente aumentarmi un po', però ovviamente togliendo gli HP giustamente resterei più debole. Potrei farla con quella di Cloud forse, ma quella di Cloud in realtà non credo mi dia... Anzi no, ecco, con quella di Cloud effettivamente posso farla. È vero che perderei il boost... Ah no, il boost magico non lo perdo, quindi ok, perfetto. Ecco, vedi, piccola sostituzione fatta con voi, giusto per farvi notare come si può migliorare il tutto. Boost di difesa fisica purtroppo mi rimane a livello 2, ma comunque mi cresce in valore, quindi mi cresce a 134, che è comunque ottimo. Attacco magico a 2900, quindi qui se avessi avuto per esempio l'arma di Red o comunque l'arma nuova di Barrett con HP e difesa fisica, avrei avuto un Sephiroth di tutto rispetto. Quindi per la Crush già sapete che impostare comunque queste difese e impostare questi HP direi che è il minimo sindacabile. Però Sephiroth fondamentalmente è quello probabilmente buildato meglio. Infatti riesce comunque a fare tanti danni, riesce ad essere praticamente il toro centrale durante la fase di ghiaccio, come vedrete ovviamente dalla run commentata, e quindi questo fondamentalmente è il mio setup spiegato per voi. Detto ciò, vi lascio alla run dove vi spiego le varie fasi e vi spiego anche cosa fare durante le varie fasi. Io vi aspetto con un prossimo appuntamento, spero che il video come sempre possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye! Ok, eccoci qui con la run commentata, quindi la nostra Hell House che arriva in modo super prepotente. Prima fase dove vengono evocate subito le bombe di tipo fuoco, quindi concentrate subito il vostro diciamo il vostro fuoco contro il fuoco in questo caso, per eliminare le due bombette che sono abbastanza fastidiose. Una volta eliminate le bombette, vedete, la Hell House mi ha indebolito Sephiroth, quindi io subito cerco di riportare la situazione
a pareggio, quindi riportare la soluzione in parità. Con Eris comincio a fare qualche debuffino, giusto per portarmi avanti. Con Sephiroth ritorno ad avere il boost in attacco magico positivo, in questo caso. Con Eris vado con le prime cure e qui adesso è semplicemente il diminuire il più velocemente possibile la barriera ghiaccio e quindi di conseguenza stunnare il mio avversario. Quindi, come notate, l'attacco Jetstream è un attacco fisico, quindi non è un attacco magico. Quindi fate molta attenzione quando buildate i vostri personaggi. Qua Sephiroth riesce ad essere estremamente incisivo durante la fase offensiva, con addirittura quasi 60k di danni per botta, che sono veramente veramente tanti. Qui abbiamo il primo stun, quindi qua bisogna spingere in modo incredibile. Con Sephiroth, con Eris, con tutti cerco di fare più danni possibili. Faccio una cura adesso perché l'attacco è estremamente vicino al completamento, quindi nel momento in cui, esatto, la headhouse si rialza, praticamente devo switchare in difesa e difendermi. Primo attacco che mi diminuisce la resistenza al fuoco, che per il momento non è un problema, ma sarà un problema con la seconda fase, perché ovviamente poi il nostro boss ha comunque diverse fasi. Ecco qui, difesa. E qui entriamo in una delle meccaniche più particolari del combattimento. Perché? Perché qui la nostra Hell House diminuirà la sua resistenza elementale man mano che evocherà questi minion. Quindi fin quando non evoca i minion noi non potremo fare danni. Quindi dobbiamo necessariamente aspettare e shottare i minion. Aspettare e shottare i minion. Perché se notate, la nostra Hell House in questo momento è completamente, diciamo, protetta da attacchi fisici, attacchi magici e anche dagli attacchi ghiaccio. L'unica cosa che può indebolirla sono gli attacchi fuoco, ma attacchi fuoco che però in questo momento non possiamo fare. Quindi aspettiamo, vedete, la creazione dei minion, e quando vengono creati i minion la sua barra di difesa, la sua barra di la barra di difesa diminuisce. Quindi dobbiamo necessariamente shottare subito i minion e poi concentrarci a curarci, difenderci e rimanere fermi aspettando la creazione dei prossimi. Ecco qua, come potete notare abbiamo ha ricreato in questo caso gli ultimi minion e il boss entra in stun. Quindi bisogna eliminare subito praticamente gli avversari, i minion, perché se esplodono fanno comunque dei bei danni, e subito dopo concentrarsi nel fare qualche danno alla Hell House. Io qui sono stato un po' lento in realtà, perché potevo concentrare gli attacchi di Sephiroth contro il boss e gli altri invece contro i minion, però non ho voluto rischiare. In quanto adesso la Hell House, notate che sta per effettuare l'attacco Ice Stream, che è praticamente la variante di quella di prima, dove prima mi ha inflitto la debolezza fuoco, ora invece mi infligge la debolezza ghiaccio. Sono debolezze permanenti, quindi queste non se ne andranno più, e quindi dovrete tenervele. Ed è qua la cosa pericolosa, perché poi ovviamente gli attacchi elementali vi faranno più danni. Qui parte la seconda fase, inizia la seconda fase, quindi la Hell House fa un countdown dove noi possiamo comunque fare dei danni e cercare in un modo o nell'altro di spingere un pochettino la nostra offensiva. Infatti io con Sephiroth cerco di buffarmi, cerco un pochettino di spingere sull'acceleratore, cosa che non riesco a fare benissimo in realtà. E come potete notare qui si ricomincia dove nella fase ghiacciata la Hell House può essere attaccata direttamente con gli attacchi magici. Infatti notate che io l'ho praticamente addormentata subito. Diamond Dust ed Healing Wind in questo caso sono sacrosanti per fare qualche danno in più. Infatti, come notate, bel danno da parte di Shiva. Healing Wind che mi è servito solo per il boost, ma al tempo stesso anche per curarmi ed evitare altri problemi. Così il nostro boss debuffato può subire qualche danno. Infatti, come notate, Sephiroth qui mi dà una grandissima mano. È la fase, infatti, dove cerco assolutamente di fare più danni possibili e immaginabili. Conservatevi la Hellfire, in questo caso di Lucia, perché qui adesso vi servirà.
Questo è l'attacco più forte che fa la nostra Hellhouse, ovvero Heavensward. Come notate, bella botta per tutti quanti. Nonostante gli alti HP e nonostante comunque la discreta difesa fisica, perché avevo molta meno difesa fisica rispetto a quella che vi ho fatto vedere nel video, nella prima parte del video. E qui, come notate, vengono evocati i minion. Quindi i minion li facciamo subito fuori per evitare complicazioni e per evitare altre robe. E qui adesso abbiamo un piccolo frammento di possibilità di poter rushare, cosa che ora viene subito stoppata perché, come notate, nuovamente la fase fuoco. Dobbiamo diciamo non aspettare i minion, perché come notate in questo caso non c'è la resistenza agli attacchi magici o comunque agli attacchi fisici in generale. Quindi qua si può iniziare a spammare e si può comunque rushare verso la parte finale. Qui, ragazzi, è praticamente l'enrage. Siamo nella direzione dell'enrage, quindi dobbiamo necessariamente pushare. Notate che la sua difesa comunque sia è veramente veramente alta. Quindi qua, come notate, noi stiamo facendo praticamente attacchi di fuoco per tentare di abbassare il più possibile i suoi HP. E qui, ragazzi, Jetstream fa veramente un botto di danno, perché se vi ricordate abbiamo la debolezza, abbiamo praticamente la debolezza ghiaccio, che in questo caso ci fa male. Qui faccio una summon per rallentare un pochettino le animazioni, mi serviva perdere leggermente tempo in modo tale che così adesso potessi caricare gli ultimi attacchi e infine shottare il nostro avversario. Quindi ci siamo riusciti, non dico per il rotto della cuffia, però comunque abbiamo evitato una bella botta tramite il Jetstream che, avendo la debolezza fuoco, mi avrebbe fatto molti più danni. Quindi in questo caso abbiamo evitato questo problema. Detto ciò, questo era il mio setup e la mia guida per quanto riguarda l'X3. Quindi se avete i personaggi ghiaccio forti, cercate di pushare durante la fase di ghiaccio, che è la fase quella più importante. La crash funziona in maniera simile, però c'è qualche altro accorgimento da fare che se riesco a fare entro oggi vi pubblicherò, altrimenti cercherò di perdere un po' più di tempo e fare poi un setup corretto come Dio comanda e farvi vedere tutto, anche avendo maxato l'arma di Red, perché mi interesserebbe in questo caso maxare l'arma di Red per avere delle buone refined abilities. Detto ciò, non ho altro da aggiungere, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere come avete affrontato voi questa X3 e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!